dei gesti profondamente sbagliati e bisogna condannarli, perché l'attacco al patrimonio, all'arte, alle opere dell'ingegno è sempre un gesto sbagliato ed è necessario che ci sia una condanna generalizzata di atti di questo tipo che oltretutto avvengono non solo contro un'opera d'arte ma nello spazio pubblico, che è il luogo per eccellenza dove dobbiamo dimostrare chi siamo e che cosa siamo in grado di essere. E quindi da questo punto di vista siamo certamente addolorati ma nello stesso tempo però motivati sempre di più a testimoniare attraverso non solo l'opera di Pistoletto ma di tutti gli artisti che danno il loro contributo, ma non solo alla bellezza, alla testimonianza di civiltà nello spazio pubblico. Per questo noi siamo chiamati a fare e continueremo a farlo. La scientifica ha operato, stanno visionando le telecamere, ci auguriamo di poter avere qualche elemento per poter individuare, ma il fatto grave, al di là delle indagini che saranno fatte, è che ancora questa città non dimostra la maturità che invece imporrebbe una città europea. Questa è la verità. Le indagini avranno il loro corso, speriamo di aggiungere, ma il danno grave di immagine della città. La città. Ci sono le telecamere qua attorno che puntano? Ci sono alcune telecamere, sta vedendo, sono in stretto contatto con il questore che sta attenzionando la cosa. Ma sicuramente, guardate, è un po' come l'albero di Natale sulla galleria Umberto. Per anni abbiamo avuto un albero di Natale che veniva messo e veniva sottratto, per cui purtroppo è la degenerazione connessa a questa devianza, disagio giovanile che purtroppo in questa città sta dominando. È un tema non facile, un tema non facile da affrontare. È un grande dolore, soprattutto un grande dolore. Io ho visto in questi giorni, in queste settimane, tanti turisti, tanti, fermarsi ad ammirare, a incuriosirsi dopo per questa opera veramente originale. È veramente attraente, li ho visti fotografare, farsi fotografare, e anche tanti cittadini napoletani, quindi io vorrei dire che è un grande dolore. Napoli è forte e sa reagire anche a momenti come questo, no? Che colpisce comunque, colpisce l'arte, colpisce naturalmente, colpisce un po' anche il turismo. Tuttavia questo è veramente un momento proprio di sconcerto e di dolore, devo dire la verità. E le forze dell'ordine accerteranno se si tratta di un atto doloso, come appare probabile, come appare assolutamente ovvio, è un atto di una gravità molto grave, che va condannato, stigmatizzato, ma di fronte al quale bisogna anche richiamare tutti i cittadini ad una condivisione, ad una solidarietà e anche unirsi, perché Napoli deve difendere la sua cultura, la sua capacità di essere un grande luogo di accoglienza internazionale, e questi sono atti che invece peggiorano questa visione che Napoli ha. Quindi credo che sia un'occasione anche drammatica, ma per richiamare tutta la cittadinanza ad una visione positiva del futuro e anche a tutelarsi e difendersi.